Un circuito di 400 metri di corsa campestre da ripetere 3 volte e 2 sessioni di tiro con carabina d'aria compressa verso 5 piattini posti a 10 metri. E questo il target sprint, una nuova specialità introdotta dalla Federazione Olimpica di Tiro a Segno che nello scorso fine settimana ha visto disputare al Centro Sportivo Universitario Centicolella dell'Aquila il campionato italiano 2019. Titolo tricolore conquistato tra le donne da Francesca Macali di Candela che ha avuto la meglio su Nora da San Martino di Lucca. Tra gli uomini la vittoria è andata all'alto atesino di ora, Georg Unterpertinger, che ha superato un altro lucchese finito al secondo posto, Lorenzo Chiocchetti. Dopo una stagione, anche questa stagione lunga e con tante gare anche internazionali che comunque sono andate anche bene, e per cui l'obiettivo è arrivare primo qui. Una gara si vince o si perde sul poligono, quello è così. Poi chiaramente i 400 metri sono una distanza tosta e farle 3 volte bisogna essere preparato fisicamente in un certo modo, ma il tempo la differenza la si fa sul poligono. Il tiro a segno, essendo statico, ha bisogno anche di una certa preparazione fisica. Questo si raggrupperebbe in un modo un po' più divertente, anche in una disciplina sportiva, convincere i tiratori di fare anche una preparazione atletica. Qui si unisce le due cose, si unisce il dovere di fare una preparazione atletica con il divertimento di una disciplina. Siamo in crescita, leggera crescita, no? Come ogni nuova disciplina ha bisogno del tempo necessario di essere introdotto. Io penso che con un po' di pubblicità, anche nei mass media, anche a voce, così chi ha partecipato a delle gare, sicuramente in futuro avremo dei numeri molto più alti. Grande soddisfazione per l'Unione Italiana Tiro a Segno dell'Aquila che ha organizzato l'evento, un traguardo che gratifica chi come il sindaco di Silvia Andrea Scordella in passato è stato presidente della sezione aquilana. Questo è stato un percorso che è partito dopo il 2009 sulla fase di ricostruzione appunto della post terremoto. Noi siamo ripartiti veramente con una struttura nuova e abbiamo fatto tantissimo in questi anni con la realizzazione di queste nuove strutture qui sul centro sportivo universitario, a cui ringraziamo anche il professor Bizzarri per la possibilità di immetterci in questo bellissimo scenario. Noi abbiamo puntato molto sull'organizzazione degli eventi, dunque la finale nazionale ma anche i gare regionali che hanno riportato finalmente l'Aquila all'attenzione del tiro a segno. Abbiamo fatto una scommessa noi tutto sommato, perché in un mese abbiamo avuto questa, diciamo, incombenza di realizzare un circuito e un poligono di tiro ad aria compressa naturalmente all'aperto. E con l'aiuto e la buona volontà di dei soci volontari che hanno rinunciato anche alle vacanze, perché insomma agosto è un mese caldo in tutti i sensi, siamo arrivati a questo nuovo traguardo. È la prima finale in Abruzzo, tra l'altro, che si disputa a livello nazionale, per questo quindi ringraziamo anche l'Unione Italiana Tiro a Segno per questo riconoscimento importante e noi ne saremo all'altezza.